Purtroppo non ho avuto l'appoggio quasi di nessuno ad aiutarmi, non c'era nessun altro con me. Ho corso da solo, c'erano altre macchine, stavano andando a casa, penso, ma si fermavano prima e nessuno veniva ad aiutarmi. Chiamavo aiuto, chiamavano l'estintore, facevano i filmati del cavalcavia. Bujar Bakay, cittadino di origine kosovara, in Italia da 25 anni, all'Ansa e a TG Com, racconta i primi concitati minuti dopo l'incidente di Mestre, in cui hanno perso la vita 21 persone. È stato il primo ad arrivare. Il suo locale si trova dall'altra parte della strada in cui l'autobus è precipitato. Stavo vicino alle vetrate parlando col mio socio e un fornitore, racconta il titolare del bar, quando ho sentito un rumore e ho visto molta polvere da quella parte. Ho iniziato a correre, sono salito sulla prima recinzione, ho scavalcato, attraversato i binari, poi sono salito sull'ultimo traliccio del treno e ho saltato l'ultimo muretto davanti al bus. Qui, davanti a lui, avvolto dalla nuvola di polvere, c'era il bus. Ho tirato fuori due bambini. So che stanno bene, chiedevano della mamma, ma lei non ce l'ha fatta, dice Bucai. Sulla strada c'erano macchine in coda e la gente che faceva foto. Io mi sono messo a urlare che almeno non bloccassero la strada perché dovevano arrivare i soccorsi. Dopo qualche minuto il pullman ha preso fuoco. Dal cavalcavia, forse l'autista dell'altro pullman al quale si era affiancato il mezzo prima di precipitare, qualcuno gli ha lanciato un estintore. L'ho usato, ma era troppo piccolo, non c'era possibilità di spegnere le fiamme. Poi l'arrivo dei mezzi di soccorso che coprono le urla e le richieste di aiuto. Mi è sembrato che fosse passato un anno, e invece erano pochi minuti.